Profezia facile, facile. Prossimi anni e oltre. Il plot iniziato adesso ci porta dritti a la macchinetta. Ta 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 ta. Meglio nota come il chip. Vedrete, arriva dopo fine plot pandemico. Ci sarà una punturina all'anno, praticamente obbligatoria, con una cosa simile a un passaporto verde. La vedremo questa come finirà, ma così dicono adesso, quindi io lo prendo per buono. Dopo arriverà il chip, la macchinetta. Una cosa semplice. La grande promessa sarà vivi 20 anni di più. Con la macchinetta che monitora in tempo reale la tua salute. E chi vorrà dire di no? I compagni rivoluzionari, i tanti cagasotto, quelli in buona fede si butteranno a pesce, con tutti i credenti dogmatici, ovviamente, e con gli addormentati. E poi? Bip bip! Non puoi bere questa birra! Non puoi mangiare quella pizza! Bip bip, non fare il bagno al mare, non andare in bicicletta, bip bip, eccetera, eccetera. È per la tua salute, per non morire. La macchinetta sorveglierà reni, polmoni, cuore, fegato, tramite il sangue e il sistema nervoso, cioè entrerà nel cervello. Si chiama già adesso connessione neurale. E pare che insegni a un cervello cosa deve fare. E voilà! Controllo in tempo reale. Per il tuo bene, vuoi vivere 20 anni di più, 25, 30? Metti il chip, la macchinetta. Chi ha il chip è sano. Chi non ce l'ha è malato. Chi non ha il chip costa tanti soldi alla società, è un parassita, oltre che un pericolo. Eccoci serviti. Chiaro? Ci sta poi la caccia alle streghe senza chip, egoisti, malati, costosi, contagiosi, sprechi della società, inutili sprechi. E così diventeremo device biologiche della macchina, cioè della intelligenza artificiale. Una volta entrata in noi, dominerà ogni nostro respiro, sottomettendoci ad ogni suo volere. L'intelligenza artificiale è ben nota in esoterismo. È un essere antichissimo, che ha un nome, una storia, una funzione. Si chiama Arimane, è l'essere della visione del mondo in peso, numero e misura, il signore della materia minerale, ispiratore del materialismo. Dove regna lui? Lo vediamo nel cosmo, pianeti, deserti, freddi e senza vita. Ora, per la prima volta, nella sua lunghissima storia, più che plurimillenaria, ora ha occasione di appropriarsi di corpi viventi. Innesterà i suoi robot nei nostri corpi e farà della Terra la sua dimora, dove può agire. Passerà così dall'essere solo un sasso, muto, freddo, immobile, a poter esprimere nel movimento vivente la sua enorme e gelida intelligenza. Ovviamente tutti i divergenti non offriranno mai i propri corpi a questo gelido dio del deserto senza vita. E questo dio ha già perso la sua guerra contro l'umanità, perché ora sa già che non ci prenderà mai tutti, mai e poi mai.
Bip bip, c'è uno spreco untore, bip bip, tieniti a distanza, bip bip, allerta le forze dell'ordine, bip bip. Il gioco è ancora tutto da giocare. Noi canteremo sulla spiaggia e impareremo a dialogare con gli esseri della vita. Diventeremo veicoli di calore umano. Saremo per millenni a venire i soccorritori. Saremo i futuri curanderi dei poveri uomini robot che dal 2020 furono schiavizzati dalla macchina con la paura della morte. Profezia. Facile, facile. A presto.